sono la funzione strumentale per l'area 2, accoglienza ed inclusione. Il nostro istituto dedica grande attenzione e cura alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. Ogni bambino, infatti, è portatore di una sua specialità e ha potenzialità che vanno coltivate, accresciute e tutelate. In particolare, per i bambini con bisogni educativi speciali, si adopera proprio una linea che persegue i principi della personalizzazione, del rispetto delle esigenze di ciascuno e della valorizzazione dei punti di forza dello studente. L'approccio che ormai è entrato a pieno ritmo nella quotidianità scolastica è proprio quello che è in stretto accordo con la prospettiva biopsicosociale, che trova un riferimento e un fondamento normativo e che configura una visione molto più ampia del funzionamento della persona. Questo intervento, sistematico, continuo e costante, trova la sua realizzazione nell'attuazione di una didattica inclusiva a 360 gradi. Ne sono investiti l'apprendimento, la socializzazione, la relazione con i pari e anche con gli adulti di riferimento, la sfera emotivo-affettiva, nonché anche gli ambienti e i contesti nei quali si costruisce proprio un setting che dia spazio ai bisogni, adoperandosi quindi per garantire un tempo scuola il più possibile vicino alla natura del soggetto in crescita, un ambiente quindi libero da ostacoli e barriere. Il presupposto fondamentale per garantire questi diritti di equità e per accogliere la diversità che è presente in ognuno di noi è la necessità di un continuo aggiornamento professionale dell'equipe professionale dei docenti e uno sguardo sempre attento a quelle novità in campo metodologico, alle strategie da attivare e da mettere in campo e anche al materiale da reperire e da poter utilizzare per accogliere la pluralità degli stili cognitivi e i diversi canali di apprendimento. La scuola, poi, si pone in collaborazione aperta e costruttiva con le famiglie e con le altre comunità educanti presenti sul territorio. Coopera con gli stakeholder del contesto circostante, con la finalità condivisa e unica di rendere concreta una sinergia di azione che possa portare allo sviluppo e alla crescita globale dell'individuo in tutte le aree della personalità. Aiutare un bambino in difficoltà, ma allo stesso tempo accompagnarlo all'autonomia, è come far volare un aquilone. All'inizio bisogna correre forte tenendolo ben stretto nella mano, in alto tanto quanto il nostro braccio ci consente, finché l'aria comincia a sollevarlo. Solo adesso si può mollare la presa, ma è importante continuare a correre, mantenendo il filo corto. Quando l'aquilone ha preso quota, lo si affida alla forza del vento perché lo sostenga. Ora non è più necessario correre con lui. Bisogna allungare il filo, piano piano, controllando sempre che non perda quota. L'aquilone andrà sempre più in alto e col naso all'insù lo si potrà ammirare, austero, luccicare al sole. Con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali e all'organizzazione territoriale dell'inclusione scolastica sono state fornite indicazioni specifiche per l'accoglienza di tutti i bambini e per la personalizzazione dei percorsi scolastici di tutti e di ciascuno. Questa grande spinta verso l'inclusione di ogni particolarità è stata recepita anche dal nostro istituto, il quale si è adoperato e si adopera concretamente per garantire ad ogni studente la sua realizzazione personale, scolastica e sociale. In virtù di questo nuovo orientamento è stato costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione, che persegue la finalità dell'equità e delle pari opportunità.
Esso elabora annualmente il piano per l'inclusione, all'interno del quale sono definite le modalità per l'utilizzo delle risorse e vengono regolati gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed extrascolastica. Il piano per l'inclusione è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa, dunque si configura come un documento essenziale per la progettazione dell'offerta formativa dell'istituto. Per quanto riguarda le priorità stabilite al suo interno, si punterà sull'attivazione di percorsi volti a potenziare l'aggiornamento e la formazione dell'intera comunità docente, con particolare attenzione in termini inclusivi nelle strategie metodologiche, gestionali e organizzative. Si procederà a rafforzare sempre più la partecipazione delle famiglie e il loro pieno coinvolgimento nella vita scolastica. Non soltanto saranno protagoniste in termini di affiancamento, di sinergia e di supporto al percorso scolastico dei loro figli, ma saranno soggetti attivi e partecipativi, inserito a pieno regime e parte decisionale per quelle che sono le scelte compiute a livello di istituto in un'ottica di promozione individuale e sociale.